Ah, mi spiace in quel caso, ecco fatto. Ah, ragazzi, eccoci qui nell'ottava giornata di Serie B Made, l'ultima partita, ragazzi. È l'ultima partita dell'edizione numero 3. Il fatto che se io in questa partita vinco, esco dalla zona retrocessione. Se perdo, sono nella zona retrocessione. Se pareggio, forse limito la zona retrocessione, dovrei arrivare in terza posizione, forse quarta, forse ci esco, Clima che vediamo. si presta I calcoli li facciamo perfettamente alla a fine, prenderci ora di impegniamoci calcio. su questa Cielo partita. sereno, temperatura gradevole, grande pubblico. Saluto Skorupski. Vero Gibardo con me, come d'abitudine, Leria Dani per il commento tecnico. Ci sono grandi Sì, aspettative per ora questo match, no. vedremo se saranno ben Eh? vissute. Match dai tanti No, punti fuori, fuori. diverse. Ben ritrovato Pier, a te gli amici Si va. all'ascolto. Ne abbiamo commentate, Dai, riguardate ragazzi. insieme. E tante ci Proviamoci. hanno regalato grandi emozioni e spunti di interesse. Io sono sicuro che questa non farà eccezione. Ecco la formazione titolare con cui partono i padroni di casa. Magnan per la porta. Difesa composta da Skriniar in coppia con Acerbi. E due punte che dovrebbero essere i principali terminali della manovra. Vai. Queste sono le scelte di formazione dei Crakers per il match Vai. di oggi. Skorupski tra i pali. El Shaarawy insieme a Politano sulle ali. Coppia d'attacco con Federico Dionisi Guarda. accanto a Origi. Qualcosa di meglio lo fa così, Lula. A A Lukaku, Lukaku, c'avevi la intenzione palla, incredibile vai di in Frankowski, ha porta. salvato l'attaccata, La ricompresa col passo. pallone. La mia decisione è stata passa, Frank. Non ho idea. Riflettori puntati sulla prestazione di Leao, sulla straordinaria capacità in progressione. In campo aperto diventa praticamente inarrestabile, se non ricorrendo il fallo. Attenzione quindi ai suoi cambi di passo. Campo aperto per Leo. Ha detto che diventa Non è inarrestabile. solo Tonali. Grande occasione per Vamos! Betone! Ancora lui, titolare, eh? La prossima stagione titolarissimo. Betone. Il mio attaccante chiave. Vamos! Dai che mi togli dalla zona brutta. Dai che mi ci togli. Comunque migliorato, eh? Zitto, zitto, sono migliorato. Ora concentrato ancora, spingere, spingere, concentrato. Facciamo il Mirko, non parlo. Mi ammutolisco. Kisai avanza a caccia del varco giusto. El Shaarawy con il dribbling. Ecco Origi, Scusa. potrebbe trovare il pari. Oddio, ma perché non esce quel Rischia di no. giocatore? Reattivo il portiere sulla conclusione di prima. Ha impedito il pallone di entrare con un grande intervento. Origi nota. Sarebbe stato il gol del pari. Arbitro. Buono il pressing qui. Travellaccio profondo. Te lo dico. Origi. Palla in rete. È fuori gioco! Ma che numero è poi? Che numero ha fatto? Cosa ha fatto? Come lo spieghi? Come lo spieghi quella cosa? Possiamo E lei prezzare il fischia, pressing lei del gol. fischia. Ha mandato al bar. Fischia, fischia. Un gol facile facile, ma bisognava essere al posto giusto al momento giusto. Hanno pareggiato, dunque, 1-1. Si affidano a una fitta rete di scambi. Ma non così! Risultato non all'altezza. Dai, dai, ragazzi. Comunque, Lukaku non devo andare a scatto, devo andare a darlo a bloccare un altro modo. Già capito io. Cambia gioco dall'altra parte. Isai. Entrata decisa, perde palla. Zielinski. Bravo, bravissimo. Recupera palla e fa ripartire l'azione. Questo è proprio quello che devi fare te. Bravo. Oh, Abram, okay. Perché c'hai Abram? Zielinski. Guadagna metri. Sbomba! Ha sprecato una grande occasione. Catroia Dai Zielinski. passi. È uscito fuori un passaggio al portiere. Non sta più tranquillo in area, però cazzo. Cioè, questo qui è freddo con un ghiacciolo in area. È tutto Elmas. esaltato. Isai. El
El-Sharawi. Girano il pallone per aprire la scatola difensiva avversaria. Ecco Righi. Oh! Serve El-Sharawi. So che era fuori gioco. Andiamo subito di là. È bella nova. Bella nova, io credo in te, ma sono rimasto solo io. Tonali. Il tocco per Skriniar. Dai, e lo spinge! Pallone oltre la linea, efficace qui il pressing. Dai. Occhio perché c'è un buon recupero. Spinge il bastardo schifoso. Guarda, fa un bello stop e una stronzata. Dai. Mele. Sai che il pareggio secondo me potrebbe anche bastarmi. Devo vedere dopo. Devo stare attento. Senza fretta, aspettare il momento giusto. Ottimo intervento in una zona pericolosa. Ecco una cosa che non deve fare Lukaku. Scattare. Non devi scattare, bello. Non lo sai fare tanto. Gli strappa il pallone dai piedi senza commettere fallo. Devi ecco mandare, Lukaku. Bravo. C'è un bel piede, mandali. Servito Lozano. Lukaku. C'è l'intervento del difensore che grazie. Il pallone in aria. Grazie. Resiste bene al contrasto. Tiene palla in attesa del varco giusto. Ma che culo! Il pallone è uscito, ci sarà rimessa. Politano. Io quel Napolitano me lo faccio fare proprio. Si fa vedere in avanti. Non vale ste finte, eh? Stai disorientando! E c'è il gol! E c'è il gol! Giocata meravigliosa da Playground! Vai Lukaku, ci abbiamo provato. Non fa per te il calcio, Lukaku. Vai, su, vai. Dov'è? Deloffeo, forza. Dammi te quello che manca. Oh, Aslani, un altro che... Aspetta, andiamo ancora a tornare. Dai ragazzi, mica risultati stavo facendo oggi. Questo replay del gol. Ma cosa regala allora? Ma se mai regalato una partita. E i difensori sciaccheranno il mare. Conteggio cambiato, ora siamo sul risultato di 2-1. Fanno girare benissimo il pallone. Tanto io faccio. Un minuto, questa è l'entità del recupero. Lozano. Davvero di un soffio qui. Arriva la chiamata dell'assistente. Arriva il fischio che decreta la fine del primo tempo. Spazio all'intervallo e poi ovviamente... C'è a spingere ora. C'è a salire col modulo. Salire. C'è da salire, raga. Cioè, ci sono cazzi. C'è da partecipare all'attacco, via. Forza. E anche tu devi partecipare all'attacco. Che supporta la difesa, rimane avanti. Primo pallone della ripresa. A spazio lungo l'out. Skriniar è tuo. Ecco Politano. Politano, pericolo!
Bene, scarso. La conclusione da dimenticare. Si mette bene. Ho detto scarso, capito? Io mi permetto di dire scarso. Ecco Righi. Ma vaffanculo. Entrata perfetta, riconquista il pallone. Link. Raffaele out. Vai così, un po' di velocità. Si affidano a Tiki Taka per cercare il gol del pari. Angolo. È riuscito a sfruttare questa occasione, poteva essere una. Ma vattene a fanculo, arbitro. Tanto non me ne fai altri, questo è sicuro. Può contare sull'aiuto dei compagni. Può andare, palla perfetta. Ah! L'arbitro non ha dubbi. Bastardo di un arbitro di merda! L'arbitro tira fuori. Bellanova, scarso, sapevo tenerti fuori. Ma è Bellanova, è marcio, no, lo sa tutti. Mi, spiazzante. Bellanova di merda, Bellanova di merda. Bellanova di merda. È la maglia di Ryugen che porta lui. Rigore trasformato in tutta sicurezza, come possiamo vedere. Dai. Non si prende. Chi c'ho? C'ho altri 70 attaccanti a fare entrare. Posso mettere Ola? Lazzari. Skriniar, mi dai la mano? Grazie. Il tocco per Skriniar. Zielinski. Sì. Può sbagliare da lì. Ma che culo di merda che è la minaccia. Mi sfondo una gamba, vuoi vedere? Te le gambe non ce le avrai più. Porta palla. Ah. E a lui ovviamente. Palla in palo laterale. Fai finte, bambino. Ti sfondo tanto. Ma vattene a fanculo! Che culo di merda, ragazzi, che culo di merda. Un deficiente, un cretino, uno che fa così, cretino. Zaniolo, con la faccia di merda, puoi fare l'impresa storica. Aslani, pensate che questo è scarso. Tonali, scarso, mamma mia. Mamma mia. Ridi. Ci vediamo nella prossima, ti preoccupare. Aspetta, torno dalle vacanze. Guarda che botto che ci sarà nella prossima edizione. Non sono certo mancati 30 più le mie. Che vedremo di quant'è in totale. Ho già 30 in più ci saranno. Ma dovresti far gol, eh? C'è campo per la ripartenza. Ma no, ragazzi, la ripiglio sta partita. No, non lo fare. E non sbaglia, portiere battuto. Ti chiamo Lore, ti è piaciuto? Due reti. Risultato adesso sul 4-2. Oh, che non farti buttar fuori ora. Può far male da lì. Ci pensa Bellanova, tranquillo. Manuel Lazzari. Oh. Interessante per scavalcare la difesa. La respinta, ma si gioca. Non va a fanculo, amo. Non tengono questo pallone. Non tengo di nero. Allora, sto facendo di tutto per perdere palla, mettetevi conto. Cerca il sostegno dei compagni. All'occasione per restare. Oddio! 4-3, 3-4, attenzione. 3-4, attenzione che sta per succedere. Da apprezzare meglio qui il suo. Dai! Al posto giusto e al momento giusto. E da quella distanza.
distanza non poteva sbagliare e non ha sbagliato. Un match che non finisce di stupirci. 4-3 dopo questo gol. Dai ragazzi. Michel. Panzerano. Attenzione. Va su il pallone, interrompe Oddio. L'azione avversaria. Oh. Pallo non sanzionato per il vantaggio. Occhio al suo movimento. Pericolo scampato per il momento. Ottimo lavoro difensivo. Avanza sulla tre quarti. Occhio rigore. Ha intercettato la traiettoria e può far ripartire la squadra. Dai ragazzi, dai che ci crediamo. Dai così. Dopo si colpisce. Bravo Skriniar. Andiamo così. Di là. Salire. Lazzari, fammi il movimento. Bravo. Manuel Lazzari. Lazzari ancora. Non è solo qui. Ci provano ancora. Questa può essere l'ultima possibilità. Zaniolo. Ecco. Zaniolo. Ma se entrava in area. Mancano 5 minuti alla fine della partita. Ultima azione. Bene qui, una situazione complessa. C'è spazio per la ripartenza. Lozano. Attenzione, Lozano. Devono recuperare, c'è il contropiede. Ma esaurisce qui il contropiede. Qui roba da infarto. Ha rischiato qualcosa, ma se la cava qui il portiere. Attenzione, tiene palla. Cagone. Asta che cagone. Asta cagone. Bidawi. Passaggio che raggiunge la destinazione. Ringrazia che ho sbagliato pa. Il recupero sarà di un minuto. Oh. Provano a caccia del arbitro. Arbitro, ultima azione. Me la dai, Attenzione, ultima azione. Giallo per l'autore di questo intervento. L'arbitro non ha avuto dubbi. Cosa facciamo? Lo buttiamo dentro, Grezzi così? Ma buttala dentro. Se Dio ti vuol bene, fai gol. Palla che spiove. E dammi l'ultima! Che cagone, ha buttato fuori sapendo che gli ha accusato. Oh ma però! Oh ma però! Ci vediamo alle prossime. Vediamo le prossime. Chi non salta rosso nero è gufo. Oh ma 4-3 con l'Oremo, eh? E vi ripiglio, sì. Te lo dico io, grande Ascoli. Allora spengo un attimo la play, andiamo a vedere la, come va a cambiare tutta la classifica. Anzi no, quella metto i punti e poi vedremo tutto cambiato con calma, se no ci metto troppo da far tutto. Comunque solo vediamo, capiamo un attimo l'Inter, capiamo solo l'Inter, diamo un'occhiata solo a quella cosa dell'Inter, vi faccio vedere anche a voi. Allora l'Inter con classifica. Ragazzi, la classifica, dovevo fare un pareggio minimo, mi serviva. Sì, rimango qui. Attenzione, forse posso arrivare anche in fondo. Vediamo un attimo. Due partite fatte. 4 gol fatti, quindi vado a 19. Subiti. 19. C'è da fare il calcolo la differenza. Non lo so, lo vedremo ragazzi. Poi dopo vedo tutto con calma. Vediamo un po' come è andata a finire. Vedremo la differenza delle reti. Perché potrei arrivare anche ultimo, con le reti subite e tutto. Però hanno fatti 4 e 5. Anche da quando sono entrati i panchinari, disastro. Dai. Allora, ragazzi, vado a vedere tutte le varie cose. E aggiorno tutto. E sappiamo domani, vediamo un po' come è andato il tutto. Vi aggiorno bene, almeno si sa tutto. I premi, parlerò di tutto. Gli aumenti nei capitali e tutto. Vi faccio vedere tutto per bene. Allora, per questa ottava giornata è conclusa. La Serie A Made è conclusa. Ci vediamo domani nel video che vi farò vedere tutti gli Ambaradam. Ok? Ora vado ad aggiornare. Domani esce il video e vediamo tutto. Grazie a tutti per essere stati qui con noi, grazie a Lore, grazie a Domenico per aver partecipato e ci vediamo nella quarta edizione ancora più forti, soprattutto al Francone. Grazie a tutti ragazzi, ci vediamo alla prossima. Frank Mazzo è tutto, passi più.